Vabbè, io ringrazio l'organizzazione prima di tutto, che è la cosa fondamentale, perché discutere di temi che non si conoscono è importante. Faccio parte di un'associazione che è Liberi TV, sono il presidente di questa associazione e curo una trasmissione, una rubrica che è Spazio Certi Diritti. Si rivolge al panorama LGBT e non solo, infatti noi nell'acronimo mettiamo anche alle volte la E, perché sono spesso gli eterosessuali che non capiscono e non conoscono il mondo omosessuale e non. Io volevo dire una cosa, ma anch'io mi sono perso due appunti, ma giusto per puntualizzare alcune cose. Prima però voglio dire che c'è anche la T, si parla poco delle persone transgender, dei transessuali, delle persone transessuali. Perché? Perché se è difficile essere omosessuali e camminare in pubblico, non tanto dichiarando la propria omosessualità, perché quello è scontato, io dico è ancora più difficile per una persona transessuale fare la scelta di mostrarsi in pubblico in una fase di transizione, ed è molto difficile, non si parla nemmeno delle problematiche lavorative delle persone transessuali. Quindi anche su questo punto credo che ci sia da impegnarsi, perché le discriminazioni sono a tutti i livelli. Poi si parlava di diversi, la parola diversi. Io volevo fare un discorso, adesso invece parto da un'altra parte. A me la parola diversi dà fastidio, perché io il concetto che è l'amore. L'amore è unico, l'amore non ha sesso, non ha colore, non ha nulla, è amore. Quindi l'amore tra persone dello stesso sesso, tra persone di sesso diverso, è amore. Voi potete dare un senso all'amore, potete dare un colore all'amore, nessuno lo può dare il colore all'amore. L'amore glielo date voi il senso. Di conseguenza credo che se dinanzi alla legge siamo uguali, io voglio dire estendiamo il matrimonio alle persone dello stesso sesso che non ce l'hanno. Infatti come Associazione Radicale Certi Diritti, come EOSRC Gay, come tutte le associazioni LGBT, cosa chiediamo? Chiediamo l'estensione dei diritti a tutti. Marco parlava di Rosa Parks, l'esempio è lampante. Io però dico anche un'altra cosa, bisogna partire dalla base. La cultura è proprio questa, quella di non fermarsi solo ed esclusivamente alla manifestazione, che è questa, è bellissima, ma parliamo anche del Pride. Lavinia ricordava che non ci vogliamo ghettizzare, i locali nascono anche per essere se stessi. Però pensate bene che il Pride è la storia, perché anche gli omosessuali hanno una storia. Il Pride è la storia, e fu una transessuale addirittura che diede inizio alle rivolte. Proprio per non essere ghettizzati, perché li volevano nei locali, chiusi là. Invece il Pride significa rivendicare l'esistenza, perché esistiamo. Esistono i gay, esistono le lesbiche, esistono le persone transessuali. Se uno dice a me non piacciono, perché voi non avete ancora nulla da rivendicare, anche se ce l'avete da rivendicare, la libertà che non avete più come popolo italiano, non avete la libertà, perché ve l'hanno tolta. Le uniche persone coerenti sono proprio gli omosessuali, gli eterosessuali non lo so fino a un certo punto, perché comunque hanno ancora la forza di rivendicare la libertà. E io voglio concludere con una frase di una persona molto importante. Io sono radicale, però mi piacciono le idee di tutte le persone in generale. Dice così questo aforisma: di fronte a tutti i pericoli, di fronte a tutte le minacce, le aggressioni, i blocchi, i sabotaggi, tutti i frazionisti, tutti i poteri che cercano di frenarci, dobbiamo dimostrare una volta di più la capacità del popolo di costruire la propria storia, e noi la nostra storia la costruiremo. Questa frase è di Ernesto Che Guevara. Grazie. Ci inchiniamo con la citazione di Che Guevara.